Silurato, il direttore della Cassa di Risparmio e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito avvia l'iter per la rescissione del contratto di Peter Schedl, stessa sorte per il suo vice Andrea Brillo. Settimana Charm, le alternative alla scuola, serie di iniziative per venire incontro ai genitori che in questi giorni devono fare i conti con le vacanze scolastiche non del tutto gradite dei loro figli. Shopping Center, Slitalan. Decisione, la commissione chiamata a giudicare i due progetti presentati per la riqualificazione della zona della stazione delle autocorriere non concluderà i lavori prima di inizio novembre. Hockey Ebel Foxes in ripresa dopo una via critico di stagione. Il Bolzano scala la classifica. Ieri vittoria di misura ma convincente sul Graz. Telespettatori di Video 33, buon inizio settimana, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione, lo avete visto e sentito in apertura dai nostri titoli. Cambio della guardia, burrascoso in parte previsto, ai vertici della Cassa di Risparmio di Bolzano. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti avviato l'iter per la rescissione dei contratti del direttore generale Peter Schedl e del suo vice Andrea Brillo. La notizia era nell'aria da mesi e ha trovato ulteriore consolidamento dalla fine di agosto, da quando cioè Carispa aveva presentato il suo bilancio semestrale, lacrime e sangue, con perdite per 58 milioni e mezzo di euro. Allora i vertici della Cassa di Risparmio di Bolzano annunciarono approfondite verifiche per comprendere appieno la gravità della situazione, verifiche che a quanto pare si sono concluse la scorsa settimana e al Consiglio di Amministrazione è stato proposto di sollevare dall'incarico il direttore generale Peter Schedl, in carica dal 2009, e il suo vice Andrea Brillo. Posso confermare che è stato avviato il procedimento per risolvere il contratto e dopo 5 giorni di rito saranno poi prese le decisioni finali, però abbiamo avviato la procedura, questo è vero. L'iter prevede che di qui a 5 giorni il provvedimento venga notificato ai diretti interessati, poi entro 90 giorni verranno individuati i nuovi direttore e vice direttore generale che dovranno attuare il nuovo piano strategico della banca. Riteniamo che non ci siano più presupposti per continuare come adesso, questo punto in esito alle istruttorie che abbiamo fatto in questi pochi mesi. Poi ovviamente ci sono più o meno responsabilità, ma non è che sia la responsabilità di una sola persona, o sono sempre più motivi che portano a decisioni di questo tipo. Proseguiamo con la cronaca. Indagini in corso da parte della polizia sulla rapina perpetrata ai danni di un quarantenne del capoluogo che la scorsa notte, mentre rientrava a casa a piedi dopo una serata con gli amici, è stato affrontato da 3 malviventi nella zona del teatro comunale di Piazza Verdi. L'uomo è stato minacciato con un coltello da uno dei 3 individui, mentre gli altri 2 lo tenevano fermo. Il tutto per un bottino di 50 euro in contanti contenuti nel portafogli, mentre è andato a vuoto il tentativo dei malviventi di prelevare con il bancomat. Scuole chiuse in provincia di Bolzano in occasione della settimana Charm. Non tra poche difficoltà, alcuni genitori hanno dovuto cercare delle valide alternative per i propri figli. È stata ribattezzata settimana Charm e nonostante la crisi effettivamente sono state numerose le famiglie altoatesine che ne hanno approfittato regalandosi un altro periodo di vacanza dopo quello estivo. Non tutti però hanno lasciato la città, c'è anche chi è rimasto a casa a lavorare con il grande problema di come e dove sistemare il o i propri figli. La prima soluzione sono i nonni, ma chi non li ha dovuto cercare delle valide alternative. Alternative fortunatamente servite da alcune associazioni come l'US, l'Unione Società Sportive Altoatesine, che per l'occasione ha organizzato una settimana all'insegna dello sport. Iniziative in cui i giovanissimi possono giocare a tennis, andare con i roller e ancora cimentarsi in varie attività in palestra. Durante la settimana di Charm noi facciamo stare qua, quindi vivere nello sport, quindi facendo roller, tennis soprattutto, e attività varie, quindi giochi moto, giochi, divertimenti con la palla, senza, eccetera. Quindi fanno 4 ore dalle 8 a mezzogiorno, full immersion di sport. Qualche genitore ha definito questo periodo di vacanza ingiustificato, considerato il calendario scolastico già ricco di soste.
per i genitori che lavorano non è così semplice. Noi nonni dobbiamo aiutarli sempre in queste settimane di vacanza, e ne fanno tanti durante l'anno, secondo me. Tanta gente però è in grandi difficoltà, insomma. Chi non ha i nonni cosa fa? Bisogna pagare una persona, bisogna avere i soldi. Cioè, non è così semplice, una settimana è tanto. La settimana Sharp per loro è utilissima, sì. Qui che c'è l'USTA che ci dà questo servizio, per la scuola dobbiamo adattarci. Non è necessaria, io opterei anche per ridurre quelle estive. Una bella settimana, impegnativa per i genitori più che altro. Slitta l'attesa decisione della commissione nominata dal Comune di Bolzano per stilare una graduatoria tra i due progetti presentati per la riqualificazione della zona della stazione delle autocorriere nel capoluogo. In lizza ci sono anche, come noto, il gruppo Signa dell'immobiliarista austriaco René Benko e l'accordata di imprenditori locali capeggiata da Georg Oberauch. La commissione deve ancora concludere il suo lavoro e solo entro la fine di questa settimana, se non addirittura all'inizio di novembre, depositerà le sue conclusioni. Ed ora spazio al nostro servizio in breve. La deputata altoatesina di Forza Italia, Micaela Biancofiore, si è detta decisamente a favore della necessità di riformare le autonomie speciali evidenziate dal ministro Boschi durante il fine settimana renziano della Leopolda. In una nota la parlamentare altoatesina parla di un'esigenza da lei evidenziata già da anni, da aggiungere che il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, ha inteso precisare stamani il contenuto delle sue parole, affermando che non è attualmente in discussione il mantenimento delle regioni a statuto speciale. Luci ed ombre per Bolzano dalla 21ª indagine sull'ecosistema urbano, pubblicata oggi dal quotidiano economico Sole 24 Ore in base ai parametri monitorati da Lega Ambiente e Ambiente Italia nel 2013. Nel complesso il capoluogo altoatesino si mantiene su livelli altissimi, risultando terzo nella classifica di ecosostenibilità delle città italiane. In tema di inquinamento però Bolzano è 55esima per quanto concerne le emissioni di biossido d'azoto, dati poco lusinghieri anche per quanto concerne i consumi. Bolzano è 48esima nei consumi idrici con 154,6 litri pro capite di acqua potabile al giorno. Torna il premio Ok d'Oro, che ogni due anni viene messo in palio dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, che riserva il riconoscimento a un'azione oppure a un'iniziativa compatibile con una delle finalità previste dallo statuto dell'associazione. Le candidature possono essere inviate al Centro Consumatori. Per citare un esempio, negli anni scorsi era stato premiato un automobilista che aveva costretto una società concessionaria di autostrada a una corretta informazione all'utenza, citandola anche in giudizio. Proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri di Lana sull'incidente stradale nel quale ieri lungo la strada del Passo Palade ha perso la vita un 85enne di Merano, Vincenza Gambino. L'anziana donna originaria della Sicilia viaggiava a bordo di una Ford con la quale, assieme ad alcuni familiari, stava facendo ritorno da un pranzo in un ristorante. L'auto è uscita di strada per motivi ancora da chiarire, finendo nella sottostante boscaglia. Feriti in modo non grave nipoti e pronipoti della vittima, che viaggiavano sulla medesima vettura. In Alto Adige è stata costituita FoodNet, una rete di soggetti no profit operanti nel sociale per aiutare i più bisognosi attraverso il principio di sussidiarietà, affinché la persona sia al centro di ogni azione. Sono più che raddoppiate negli ultimi 4 anni le persone che si sono rivolte al Banco Alimentare. Quasi 7.700 hanno trovato un aiuto nelle 41 strutture caritative presenti sul territorio altoatesino. Con l'obiettivo di far fronte a questa vera emergenza è stata costituita FoodNet BZ, una rete di soggetti no profit operanti in Alto Adige nel settore del sociale, che è stata presentata al Centro Pastorale di Bolzano. Soprattutto le persone in stato di bisogno necessitano, oltre che del pane, di essere guardate per quello che sono, essere incontrate, essere assistite. Cioè, hanno bisogno di qualcuno che gli dica: l'ultima parola sulla tua persona non è il tuo stato di bisogno, vali molto di più.
Le associazioni convenzionate con il Banco Alimentare sono 15 a Bolzano, altrettante nel Burgraviato, 6 in Val d'Isarco, 2 in Bassatesina, in Val Venosa, 1 in Val Pusteria. Nel corso del 2013 sono stati distribuiti complessivamente 964.221 chili di alimenti che derivano dalle donazioni raccolte durante la giornata della colletta alimentare, dai ritiri delle eccedenze presso le aziende agroalimentari locali, dal recupero quotidiano di alimenti freschi in scadenza ma ancora validi e dai prodotti messi a disposizione dall'Unione Europea. In Alto Adige la quantità di alimenti distribuiti dal solo Banco Alimentare è di 402.000 kg, per un valore economico che supera quota 1.600.000 euro. È scattata oggi in Alto Adige la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Le vaccinazioni saranno eseguite fino al 28 novembre nelle strutture dei comprensori sanitari, negli ambulatori dei medici igienisti distrettuali ed in quelli dei medici di base che aderiscono alla campagna vaccinale. Le vaccinazioni sono raccomandate e offerte gratuitamente alle categorie a rischio e tra di esse in particolare agli over 65 e le persone affette da malattie croniche. Grande folla oggi nel nuovo flagship store di Sportler sotto i portici a Bolzano per due delle più importanti stelle del firmamento mondiale dello sci alpino, ospiti del nuovo punto vendita ai campioni norvegesi Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal, quest'ultimo reduce da un serio quanto banale infortunio. Giocando a calcetto con alcuni amici si è infatti procurato la rottura del tendine d'Achille. I due nazionali norvegesi hanno firmato decine e decine di autografi, dimostrandosi molto disponibili con i loro giovanissimi fans. Attraverso la piattaforma Open Innovation Alto Adige ha preso vita il concorso per trovare il nuovo design per gli sci da bambino dell'Alpe di Siusi. A decretare lo sci più bello saranno circa 200 alunni della scuola elementare di Castelrotto. Sviluppare la notorietà e l'unicità del proprio comprensorio sciistico e rendere lo sci ancora più attrattivo per i bambini. Con questo duplice obiettivo, il comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi ha attivato, attraverso la piattaforma Open Innovation Alto Adige, un concorso per la realizzazione di un design innovativo da riservare a un paio di sci personalizzati per bambini. All'insegna del motto Pronti, partenza, via, sono state presentate ben 95 proposte di design in appena 2 mesi da parte di designer, studenti, fornitori, proposte che sono state valutate da circa 200 bambini della scuola media di Castelrotto. A loro il compito di indicare la propria preferenza, inserendo in un'apposita urna un piccolo contenitore delle uova, il loro gettone giallo. La collaborazione tra i vari partner è stata molto importante, nel senso che abbiamo il turismo, abbiamo LVH, abbiamo gli impiantisti dell'Alpe di Siusi, abbiamo Atomic che produce lo sci, quindi tanti partner assieme che ognuno per sé non sarebbe mai riuscito a realizzare un progetto, un prodotto del genere, cioè gli impiantisti da soli o noi come turismo da soli, uno sci così probabilmente non l'avremmo mai messo in piedi, però tutti messi assieme siamo riusciti a concretizzare quest'idea e ciò fa vedere e penso che sia uno degli esempi più belli per l'Alto Adige. L'autore del progetto vincitore vedrà il proprio sci diventare realtà grazie all'impegno della ditta Atomic, che metterà il modello sul mercato a partire dalla stagione sciistica 2015-2016. Lo sci con il design scelto dai bambini della scuola di Castelrotto sarà poi disponibile nei negozi oppure essere noleggiato. Termina qui lo spazio riservato alla cronaca, ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio con il nostro magazine, come sempre a lunedì, dedicato interamente allo sport. Il campionato italiano di Serie A di hockey su ghiaccio è più combattuto che mai. 12 squadre, di cui 7 dall'Alto Adige, con i giocatori stranieri ridotti a 4 e più spazio per i giovani rampanti. Non farti sfuggire lo sport di squadra più spettacolare al mondo. Hockey su ghiaccio significa azione, entusiasmo e passione. La Serie A di hockey ti aspetta a Brunico, Appiano, Gardena, Caldaro, Egna, Renone e Vipiteno. Per informazioni visita il sito www.fisg.it. Che lo spettacolo abbia inizio.
siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.